nel chiuso di una casa dove queste violenze si consumano, ma si consuma anche la vita, cioè non è soltanto la violenza, si consuma il vivere secondo un certo stile, secondo certi valori che erano quelli propri degli anni 50, insomma, in cui la figlia doveva obbedire al padre, non doveva incontrare gli sguardi dei ragazzi, o se lo faceva veniva punita, il maschio invece aveva dei privilegi, la moglie faceva certe cose secondo un certo modo, insomma, tutta questa storia di cui poi si libera, poi c'è l'emigrazione al nord, poi nell'emigrazione al nord si riscoprono altre cose. Ecco, un pregio, secondo me, assoluto di questo libro è che mentre si svolgono queste storie, le autrici, entrambe, che hanno confezionato il libro, mantengono un'attenzione vibrante al mondo che ci circonda. Cioè in Calabria era così, succedevano queste cose, ma intanto adesso c'è Boko Haram, c'è la violenza sulle ragazze, no? E questo viene riportato nella Nigeria, insomma, insensata la violenza di Boko Haram, dell'ISIS, insomma, quella storia del rapimento delle ragazze. C'è la situazione di Malala Iqbal, che è stata lapidata perché aveva scelto un marito che non era quello che i suoi familiari le avevano scelto. Ecco, c'è uno sguardo sul mondo. E poi c'è per ultimo una vicenda che troppo è stata trascurata nella nostra letteratura e nel nostro linguaggio comune, nel nostro linguaggio politico, che è la storia dell'emigrazione italiana, dei terroni, dice, e ora ci sono gli extracomunitari, ma quando noi siamo stati terroni abbiamo sofferto. Ecco, c'è questa attenzione forte al mondo che ci circonda, che consente di collegare il passato al presente, no? E questo c'è in un piccolo libretto, insomma, ci sono un po' tutte queste cose e c'è un modo, insomma, di cogliere, di concepire, insomma, la realtà e di saperla trascrivere, metterla per iscritto, farne un diario, ma farne un libro, insomma, poi sostanzialmente, che sa racchiudere questo passato, elaborarlo e, come dire, e trasfonderlo nel presente, perché in qualche modo per suscitare in noi come dire, reazioni, emozioni, insomma, di ripudio di tutta questa violenza che quotidianamente ci si abbatte addosso. Ecco, questo volevo dirlo proprio come un altro merito del libro. Comunque ci tenevo a dire una cosa importante, perché come giustamente si può dire, no? Non siamo tutti uguali, fortunatamente. Ci sono delle famiglie molto fortunate che hanno tanto amore, hanno ricevuto e sono riuscite a darlo. E quindi, voglio dire, sì, nel libro comunque, siccome c'è davvero molto amore, ripeto la parola perché proprio è così, e allora vi dico anche che con molto dolore, come dice Maria Sole, ecco, questi genitori danno il frutto del loro vissuto, cioè lei cerca sempre comunque di giustificare anche i gesti e anche le cose, l'amore che non li ha fatto vivere, quel piccolo amore che poteva essere un qualcosa di molto grande oggi, invece è finito esattamente dove è iniziato, no? Ecco, quindi io voglio proprio rimarcare questo, che purtroppo non è una questione di essere cattivi, a volte l'ignoranza, la rabbia di ciò che hanno vissuto questi genitori, c'è tanta ignoranza, l'ignoranza che non hanno avuto la cultura, e quindi cosa fanno? Trasmettono esattamente il loro dolore, il loro malumore, la loro rabbia, e purtroppo non si accorgono che tagliano le ali ai propri figli, e quindi questo è il messaggio molto molto forte che io sento di dire. Però vi ribadisco, c'è un messaggio che non viene mai detto, ma leggendolo si capisce. Sì che non c'è rancore, però nelle sue parole non scritte c'è detto molto fortemente: non abbassate mai la guardia verso i vostri bambini, verso le persone strane, verso i vostri cari, cioè non abbassate mai la guardia. Questo è importante, questo è quanto. Pratica, il diario lo usiamo adesso. Lei nei fogli di carta, nei quaderni, dove gli capitava, lei scriveva i suoi pensieri, i suoi tormenti, le sue paure, e anche tantissimo ha scritto del suo piccolo amore che
poi vedrete, non vi posso, come dicevo, dire tutto. E quindi dal momento che c'erano tutti, come dice la scrittrice, dei fogli di carta qui e là, allora a un certo punto gli ho detto: senti, è bellissima questa tua storia, dammi la possibilità di poterla far leggere ad altri, di condividere, perché tu, nonostante le sofferenze, hai tanto amore, quindi trasmettiamogli, no, quello che è accaduto a te. Purtroppo accade ancora oggi e lo vediamo come lo vede lei attraverso la TV e quant'altro. E quindi a un certo punto l'ho convinta a un patto che non si doveva riconoscere, quindi abbiamo cambiato, ha modificato, tolto figli, aggiunti cani, però diciamo che c'è tanta realtà, soprattutto il diario è veramente, sono veramente i suoi pensieri. Abbiamo soltanto, come si dice, no? Come dice la scrittrice, abbiamo adagiato questi fogli di carta facendoli diventare un bellissimo libro. Infatti la signora Termanini, cioè la signora Miriam è stata molto brava, ha cucito addosso un abito molto dolce che voi apprezzerete di sicuro leggendo il libro. Quindi come dire, sono riuscita a convincerla a farmi stampare questo suo scritto, quello che, come dicevo, era quello che oggi si chiama diario. E quindi la ringrazio ancora. Il motivo è far sentire la voce a tutte queste persone, che purtroppo sono tante, vorrei poter dire di no, ma che hanno subito e subiscono. Ecco, lei vuole dire a gran voce: non fatevi tarpare le ali, cercate di vivere la vostra vita. Cercate di, cioè non portatevi dietro il rancore di quello che vi è stato fatto, che vi fanno, è faticoso, non è una cosa facile, però lei ci è riuscita, e se ci è riuscita lei, ci riescono anche gli altri. Quindi questo è il motivo per cui io ho voluto fortemente, grazie all'editore, diciamo, che mi ha dato appunto il supporto, e Miriam che ha cucito addosso questo bellissimo abito, come dicevo prima. Sì, se c'è qualcuno